Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Deborah e oggi video All the Tiger. Sigla! Eccoci qua, benvenuti ancora una volta nel mio canale. Oggi voglio farvi vedere che cosa ho trovato da Tiger perché mi servivano un po' di cose di cartoleria e qualche cosa anche per la cucina. Quindi ho pensato di andare a fare un giro perché sapevo che Tiger in questi giorni sta mettendo tantissimi articoli al 50% e quindi magari ho pensato di risparmiare un pochino visto che erano cose che comunque mi servivano. Ultimamente sto cercando, come già vi ho accennato in altri video, di acquistare di meno, essere meno compulsiva all'acquisto, ma veramente rendermi conto ogni volta se quello che compro mi serve, se quello che compro comunque non è un acquisto d'impulso. E devo dire che ho preso parecchie cosine, però insomma sono cose che veramente mi servivano e quindi non mi sento in colpa. Quindi, prima di farvi vedere tutte le pucciosorie e le cose kawaii che ho trovato, vi ricordo di iscrivervi al canale qua sotto dove c'è scritto iscriviti, il bottoncino rosso, così mi aiuterete a crescere, sosterrete il mio canale, non costa nulla. Voglio ringraziare tutti i nuovi iscritti perché veramente, nonostante pubblico di meno, perché tra lavoro e famiglia, insomma, il mio tempo stringe, stringe, stringe tutte le volte. Voglio ringraziare gli iscritti di sempre, grazie, grazie che state sempre insieme a me, che mi commentate, che mi sostenete, che su Instagram mi scrivete dei messaggi dolcissimi in direct. Io veramente amo tantissimo dialogare con voi, specialmente con alcune. Si è instaurata un'amicizia virtuale per cui ci sentiamo privatamente molto spesso e facciamo anche discorsi abbastanza importanti e solidi. E quindi quando trovo delle persone intelligenti che amano scambiarsi con me le proprie idee, i propri ideali, insomma, per me è una cosa molto positiva. Quindi, se volete seguirmi anche su Instagram, io lì non sono proprio attiva sempre tutti i giorni perché, ripeto, faccio fatica a stare dietro a YouTube, figuriamoci Instagram. Però ogni tanto metto una fotografia, sicuramente vedrete e vedete delle cose, delle parti della mia vita che ovviamente su YouTube non vedrete mai. Quindi, se volete iscrivervi anche al mio Instagram, ve lo lascio scritto qui sotto. Quindi, ora partiamo subito, subitissimo. Il malloppone, l'avete già visto nell'anteprima del video, è qua dentro, è tutto qua. Quindi, ora me lo metto qui, così, così vi faccio vedere quello che ho preso. Per prima cosa vi faccio vedere questo che serve per fare i cubetti di ghiaccio. Non mi piaceva molto il fatto che avesse le aragoste perché mi sembra un po' un insetto, un po' schifoso, però era al 50% e quindi l'ho voluto prendere visto che i miei figli mi chiedono sempre questi cubetti e negli anni quelli che avevo mi sono rovinati, insomma, si sono consumati tutto quanto e quindi ne ho voluto prendere uno. Poi ho voluto prendere, sempre rimanendo in tema cucina, questo sottopentola. È un annetto che ci sto dietro perché secondo me costa un po' molto. Ho girato un po' in giro così, ma non ho mai trovato un sottopentola che mi piacesse. Questo mi piaceva molto, però ho sempre sperato che andasse in sconto da Tiger e invece no. Infatti l'ho dovuto prendere a prezzo pieno, però siccome che il sottopentola che sto utilizzando adesso sta perdendo i pezzi, praticamente perché è fatto tipo in bambù, con tutti, insomma, i robini attaccati, intrecciati. Allora ho detto, mi sembra il caso di acquistarlo, visto che adesso si sta distruggendo ogni volta sempre di più e quindi un sottopentola. Poi
Ho voluto prendere questi, ormai li prendo sempre, li avevo finiti. Sono le salviette per pulire gli occhiali, lo schermo del telefono, insomma, tutte quelle piccole cose dove c'è da passarci un pochino di salvietta, quelli sono perfetti. Poi ho voluto prendere questo ventaglio in bambù, bellissimo. Adesso, ragazze, da Tiger c'è il tema ciliegie. Quindi non potevo non prenderlo questo, è troppo carino. Io sono la sciura con il ventaglio ogni estate, perché quando esco, se ho caldo, mi manca l'aria. E poi inizio a sudare qua, non so se qualcuno di voi fa come me, però io magari non sudo da nessuna parte, sudo solo qui sulla zona baffetti, secondo me è una cosa veramente bruttissima. E quindi mi sventolo un pochettino e questo antiestetico difetto se ne va. Quindi questo sarà il mio compagno estivo assoluto. Vi voglio fare vedere questo unicorno carinissimo che lì per lì può sembrare una cosa inutile, invece questo serve per tenere il cellulare in piedi. E adesso vi spiego perché l'ho acquistato. Molto spesso in cucina, quando ho devo cucinare, o devo lavare i piatti, o devo fare, o taglio una cipolla, insomma, spesso mi metto il cellulare lì e mi guardo un video oppure mi metto una canzone e non so mai dove appoggiare il telefono e quindi tutte le volte lo metto in punti strategici sopra le patate, sopra il vasetto dello zucchero, insomma, in qualsiasi posto e immancabilmente mi crolla, mi cade. Quindi ho voluto prenderlo così lo terrò in cucina e quando sono lì che spadello e faccio le mie cose, lo posso mettere lì e sono tranquilla che non mi vola per terra perché ho sempre il terrore. E quindi questo è veramente carino, 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 molto puccioso, molto kawaii e devo dire anche molto utile. Poi ho voluto prendere, questo credo fosse sempre al 50%, comunque ragazzi i prezzi ve li lascio sempre in sovraimpressione, ho voluto prendere questo astuccio a forma di gelato. Guardate un po' che roba, cioè è una cosa che tra l'altro c'era solo questo e quindi ho detto non me lo lascio sfuggire. Sapete che ho sempre un sacco di penne, ho sempre un sacco di gomme, di matite, di temperini e quindi anche questo sicuramente andrà o in borsa o comunque sulla scrivania del computer. Dopo il video lo utilizzerò subito subito. Poi vi faccio vedere un altro astuccio, quindi rimaniamo sempre in tema gelato. Guardate questo, anche questo credo che fosse al 50%, quindi pagato pochissimo. Anche questo ha la cerniera di dietro e questo non pensavo di utilizzarlo come astuccio portapenne, ma metterci dentro delle altre cose. Poi vedrò, comunque probabilmente lo vedrete in un prossimo mio What's in My Bag. Anzi, fatemi sapere se ne volete uno, visto che fino adesso non li ho più fatti, perché comunque nel periodo di quarantena uscivo con una borsetta minuscola giusto per fare la spesa e quindi non avrebbe avuto senso fare un What's in My Bag. Visto che adesso invece si può uscire un po' più liberamente, insomma, ha senso che vi faccio vedere quello che porto in borsa adesso. Comunque fatemelo sapere sotto nei commenti se vi interessa. Poi andiamo avanti, vi faccio vedere un po' di quaderni sempre in tema ciliegie perché sono una che scrivo sempre tutto perché ho poca memoria, quindi utilizzo questi quaderni per qualsiasi cosa, per tenere aggiornate le spese della casa, le spese magari mie personali, se voglio utilizzarlo per tenere magari sotto controllo una carta di credito. Insomma, mi piace avere un quaderno dove mettere la data, dove mettere l'importo, dove mettere dove ho comprato e avere anche così la cognizione dei soldi che spendo. Sapete che ultimamente sto cercando di limitare gli acquisti compulsivi e quindi ho notato che scrivere ogni volta dove spendo, che cosa spendo, mi dà l'opportunità di capire se sto acquistando
troppo o troppo poco, ma in questo caso se sto acquistando troppo, e questo mi aiuta un po' anche per l'economia di casa. Quindi ho voluto prendere due quaderni, sempre con le ciliegie, perché ve l'ho detto, il motivo è questo, e questo fatto in questa maniera. Quindi questo ha le righe ed è con una copertina morbida, questo invece con la copertina rigida, e questo ha le righe anche questo. Io poi questi quaderni, ragazzi, quando se lo devo dedicare per le spese, poi magari utilizzo anche dei washi tape oppure degli sticky note per ricordarmi, per spostare, per mettere magari degli importi o che ancora non sono entrati o che comunque me li devo ricordare per segnarli per il mese dopo. Insomma, queste cose qua. Quindi alla fine c'è anche una forma di decorazione, ecco, stile agenda, molto semplice, perché comunque devo avere cognizione delle spese, però questo è, insomma, vado avanti. Poi ho voluto prendere questo quadernone diviso in questa maniera perché anche questo mi pareva utile per tenerlo come promemoria per le spese delle bollette, quindi dividere per colori, quindi che ne so, il verde per la tassa della mondezza, il giallo per le bollette della luce, che ne so, l'acqua piuttosto che il gas, ecco. Volevo un attimo cercare di dividere tutte le spese in questa maniera, in modo da avere sempre tutto ordinato e vedere, insomma, che se c'è qualcosa che non va, che non quadra, insomma, avere subito la cognizione di questo. Poi ho voluto prendere due cartelline porta documenti, quindi questa tutta trasparente con le ciliegine, che è veramente adorabile, questa verde sempre con le ciliegie, perché queste buste qui sono sempre comode. Se ho dei documenti da tenere da parte, oppure se ho dei documenti che mi servono da portare in qualche ufficio, metto qui dentro, insomma, e esco con queste qui, e io veramente mi ci trovo bene. Ogni tanto, quando le trovo, visto che anche questo credo che fosse, queste credo che fossero al 50%, queste ogni tanto le prendo, perché queste cartelline servono sempre, insomma, per mettere vari documenti di casa, insomma, servono, e quindi me le sono accaparrate. Ho voluto prendere questa pucciosissima chiavetta USB, ogni tanto mi impunto con la lingua, e 8 giga a forma di ciliegia, ragazze. Questa adesso io la apro insieme a voi, la voglio vedere, però se riesco. Una chiavetta in casa serve sempre, e quindi anche questa credo che fosse scontata. Comunque non voglio, sapete che ho poca memoria e quindi mi devo scrivere tutto, poi dopo darò una controllata, ecco, ok, allo scontrino vi scriverò tutto. Questa è la chiavetta, se ce la faccio aprirla, ce la faccio, sì, ecco qua, guardate che carina, è un 8 giga, non è tantissimo, però insomma può sempre servire, piccolina, maneggevole, non pesa niente, quindi questa la terrò in borsa per ogni evenienza. Poi matite, che queste servono sempre, io me le mangio come il pane, perché molto spesso, come vi dicevo prima, quando metto in regola i conti, così molto spesso se ci sono dei conti in sospeso che però me li devo ricordare, li scrivo a matita, e poi quando i conti sono stati o chiusi o comunque sono cose che non devo più ricordare, le trascrivo in automatico a penna, e quindi insomma la matita mi serve sempre. Anche queste sono veramente carinissime, ragazze. Poi ho voluto prendere, volevo metterle tutte insieme, ci sono anche un po' di penne, vabbè, ve le faccio vedere dopo. Allora, ho voluto prendere questa pochette, che sarebbe una pochette da viaggio. Io principalmente l'ho presa per la pochette interna, sì, per la pochette esterna.
internamente troviamo queste per dormire che io non le utilizzo assolutamente e delle confezioni da viaggio che possono sempre servire, quindi queste le utilizzo, specialmente questi qui con lo spruzzino. Ultimamente ci metto l'alcol e magari per igienizzare, che ne so, le scarpe, la mascherina esternamente, metto l'alcol qui dentro e faccio una igienizzazione, insomma, si dice igienizzazione? Sì, penso di sì, va bene. Comunque anche questa tema ciliegie cucciosissima, ragazze, cosa ve lo dico a fare? Sto letteralmente impazzendo. Poi ho voluto prendere un po' di, controllavo se mi era caduto qualcosa, un po' di sticky notes, perché questi servono sempre, molto spesso li utilizzo per la spesa, questi lunghi. Invece questi piccolini li utilizzo, vi ripeto, nei quaderni dove io mensilmente, insomma, tengo l'amministrazione della casa, l'amministrazione insomma delle spese, di quello, di quell'altro. Mi servono perché a volte mi faccio un appunto, poi lo attacco sul quaderno e quando quell'appunto in qualche modo l'ho soddisfatto, prendo, stacco e butto via, oppure lo barro, quindi mi rimane la memoria che comunque quella cosa tipo è stata pagata, ok, e quindi a colpo visivo, insomma, per me così è tutto più semplice. Poi ho preso un pochino di saponette, queste saponette di Tiger le abbiamo provate un po' di tempo fa e ci erano piaciute per un po' di tempo fa, intendo, non lo so, 2 anni fa circa, però ultimamente non le vedevo più. E invece questa volta le ho viste e le ho voluto prendere perché mio marito le utilizza tanto e quindi queste sono buone, con aloe vera e avocado, ragazze, sono anche profumate, questa è al limone, queste sinceramente quando sono un po' profumate così le uso anch'io, anche se io non impazzisco per le saponette, però io più che altro magari le metto nei cassetti, ecco. Questa alla mela e fragola, poi questa alla pesca e forse fragola, boh. No, pesca e mandarino, forse ce n'è un'altra, sì, ce n'è un'altra, questa invece alla rosa. E basta, no, saponetta ce n'è un'altra ancora, questa che è al, mia figlia che le sa l'inglese, Blossom. Blossom ne sono i fiori, sono quei fiori viola. Prugna. Allora, sei sicura? Perché non devo dire una cacchiata, sennò non dico, solo dico anche questa e basta. Ah sì, sapone, pensate, dietro c'è anche scritto. E poi l'ultima che è questa alla prugna, quindi queste sono topissime, sono saponette che mi piacciono tanto. Poi ho voluto prendere questo poncio per la pioggia perché ultimamente sto girando tanto in bicicletta e in questi giorni sta piovendo spesso e quindi per non rischiare di acchiapparmi un malanno, questo lo terrò nello zaino, perché quando vado via in bicicletta tengo sempre lo zaino in modo che se dovessi, insomma, acchiapparmi un temporale improvviso non torno a casa fradicia come un pulcino, quindi mi piaceva molto anche la fantasia, un po' così, tenera. Poi ho voluto prendere un paio di forbici per la cucina, quindi queste di che. Ho preso un pochino di penne, ve le faccio vedere, queste molte erano
scontate al 50%. Intanto ho visto un'altra saponetta, e questa è una saponetta alla lavanda. Ok. Allora, queste credo fossero tutte al 50%, e quindi le ho volute prendere. Queste tre sono tre matite con la gommina che terrò lì dove ho le penne, quindi lì al computer. Questa fatta con la ciliegia e questa fatta con la perla, che terrò in borsa perché è piccolina. Poi abbiamo così fatto, mancano pochissime cose. Ho voluto prendere queste gomme, che sono delle apine, spero che cancellano bene. Di solito le gomme di Tiger cancellano bene, sembra che si aprano anche. Un attimo che controllo e guardo, perché se riesco ad aprirlo ce la farò mai. Oh, ah sì, ecco, infatti mi pareva, cioè si smontano, vabbè, non so come mai, ma va bene, comunque si tolgono. Ha qualche utilità, voi lo sapete? Va bene, io le utilizzerò come gomme, spero che siano comode, perché a questo punto non avevo notato questo particolare, spero che non si sfaldino mentre uno cancella, perché a quel punto sarebbero poco pratiche. Vabbè, andiamo avanti. Poi ho preso due gomme di queste, che in realtà io ne avevo presa solo una, ma poi quando sono arrivata in cassa, anche questa era al 50%, la cassiera mi ha detto: guarda che c'è il 2x1, e quindi sono andata a prendere anche l'altra. Queste io mi ci trovo bene, mi piacciono, insomma cancellano bene, quindi visto che ero lì le ho prese, anche perché adesso conto veramente di andare da Tiger tra un bel po', insomma, con queste cose sto bene per un bel po'. Poi altri sticky notes piccolini, questi sempre per il discorso che vi dicevo prima dei quaderni e tutto quanto. Questi sono comodi perché scrivo un promemoria veloce qui, attacco lì e quindi me lo ricordo. Prossimo acquistino che vi faccio vedere è questo astuccio, e adesso mi viene un po' da ridere perché forse questo è l'acquisto che ho fatto più impulsivo, perché praticamente mi ricorda la pochette che mi piace tantissimo di Tina di Uomini e Donne. Non so se ultimamente, insomma, ci avete fatto caso, però lei ha una pochette come questo. Questo ovviamente un astuccio per le penne, però mi è piaciuta tantissimo e quindi l'ho voluta prendere. Anche questa andrà in borsa e poi la vedrete in un mio What's in My Bag futuro, di sicuro. Poi ho voluto prendere questo. Sono stata un po' 5 minuti a capire cosa fosse, perché questo credo che fosse al 50%, non lo so. Comunque ripeto, vi lascio sempre il prezzo in sovraimpressione. Niente, praticamente questo sarebbe un... che si può dire? Un... com'è che si dice? Cioè, so che cosa serve, ma non so dirlo. È amplificatore, amplificatore di suoni, brava. Prossima pucciosia che voglio farvi vedere è questo amplificatore di suoni. Ragazze, quando io ho visto questo secondo me è una tra le cose più utili che ho acquistato, e adesso vi spiego perché. Perché praticamente si inserisce il cellulare in questa maniera e il suono che esce ovviamente dal cellulare viene amplificato da questa trombetta. Come vi dicevo prima, molto spesso quando sono in cucina, che spadello, che lavo i piatti, insomma, che sistemo la cucina, utilizzo molto spesso il cellulare per guardarmi video o la musica, e quindi fino adesso ho utilizzato l'espediente di metterlo dentro a un vaso di vetro per cercare di amplificare l'audio, specialmente in quei video dove già l'audio è basso di suo. Quindi ho voluto prendere questo perché anche in questo caso
almeno aiuta anche il cellulare a stare in piedi e finalmente posso ascoltare i video, insomma, che mi piacciono, la musica che mi piace, senza tutte le volte cercare di non fare rumore, di non tirare l'acqua, di stare sempre con l'orecchio vicino al cellulare sperando che funzioni. Poi magari ve lo farò sapere, sicuramente se sarà una cosa che funziona, una genialata, ve ne parlerò. Ultime due cose e poi ho finito. Sì, allora, matite, anche queste erano al 50%, e poi ho voluto prendere questo carinissimo astuccino, contenitore in silicone, con questo rainbow in italiano, arcobaleno. Ok, qui c'è mia figlia che ogni tanto mi aiuta perché io mi incarto, e quindi questo dentro ci metterò delle cosucce, poi anche questo sicuramente lo vedrete in qualche mio what's in my bag, quindi state sintonizzati perché arriveranno tantissimi video e farò altri video pulizie, quindi insomma mi raccomando, state insieme a me. Quindi io per il momento vi ho fatto vedere questo haul mega galattico di cose che bene o male mi servono tutte, quindi non è che ho fatto chissà quali acquisti compulsivi o che non mi servivano, forse l'unica cosa che non mi serviva era la bustina di Tina, però mi era piaciuta tanto, anche se la sua è un po' più lunga, un po' più corta, però va bene, questa mi è piaciuta tantissimo e l'ho voluta prendere. Quindi, detto questo, io vi ringrazio, spero di non avervi annoiati, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se ci sono delle cose utili che vorreste acquistare anche voi, se siete già state da Tiger, se avete già visto, io insomma, lo sapete, non vi propongo spesso questa tipologia di video perché insomma non sono una che compro sempre, però quando compro, ecco, compro una volta e poi per un po', insomma, sto bene. Quindi, detto questo, io vi ringrazio, vi mando un bacione, mi raccomando, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, attivate anche la campanella così i prossimi video non ve li perdete, e noi a questo punto ci vediamo alla prossima volta. Ciao! Partiamo subito. No, sì, perché dopo, cioè, c'è un momento che io mi sento, no? Quindi prendo, parto e vado spedita. Dopo se vengo bloccata. Partiamo subito. Allora, per ma continua sì, ma no, ma siccome io... No, adesso prima ho rimesso via tutto da dove che ero arrivata. Basta, adesso parto. Forse sono queste che porta sfiga, adesso ne trovo un'altra cosa. Nel negozio. Cioè, come le metto dentro? Sto morendo di caldo. Allora devo farla normale. Sì, una. 8 giga non si dice. Poi andiamo avanti. Ho voluto perché senti rumore? Dai, cosa devi fare? E poi ho fatto vedere
sono stata da Tiger a sbirciare un po' così. Sapete bene che piacendomi queste cose poi non mi contengo. Non mi ricordo più cosa volevo dire. Ciao a tutti e benvenuti. Ah no, questo poi l'avevo già fatto. Che cacchio dico? Devo partire direttamente. Cioè, devo partire. No, da dopo la sigla. Ok. Mi raccomando, iscrivetevi a questo canale qua sotto, così mi aiuterete a crescere. E l'avevo già detto, ci dovevo dire prima quello e poi quell'altro. Perché i miei figli molto spesso mi chiedono i ghiaccioli e non ho l'affare per fare i ghiaccioli. Non sono i ghiaccioli, i cubi di ghiaccio. Ah beh, perché il ghiacciolo è il gelato. Non sono i ghiaccioli, ma sono i cubetti di ghiaccio. Okay.